Dottor Serpelloni, lei appunto ha sottolineato come i consumi siano in calo, probabilmente un certo tipo di consumi. Beh, noi abbiamo una diminuzione dei consumi delle droghe importanti, quali la cocaina, l'eroina e tendenzialmente anche la cannabis, che poi ha ritrovato comunque adesso un suo plateau, diciamo. Abbiamo un aumento invece dei consumi relativamente a quelle droghe che noi consideriamo di nicchia, che però cominciano a diventare importanti, che sono l'anfetamina, la metanfetamina e soprattutto la chetamina. La prescrizione di farmaci, o meglio l'uso di farmaci non prescritti, è una condizione che sta prendendo piede anche qui. Abbiamo visto vari ragazzi, ragazzine e ragazzi anche maschi che rovistano nei cassetti e nelle farmacie domestiche e poi fanno di tutto, addirittura mettono insieme farmaci di vario tipo per assumere queste sostanze con un'alta quantità di alcol per avere quella stonatura che neanche sanno esattamente che cosa c'è. Parlato del fatto di come ci siano quasi degli interessi, una sorta di grande fratello interessato appunto a che le persone siano più stupide e quindi più alterate e quindi probabilmente anche più controllabili. La parte del grande fratello, come lo chiama lei, è una parte a cui non volevo credere, ma non è possibile che non esista un disegno su queste cose qui. E come non è possibile che la soluzione possa essere la legalizzazione per poter fermare il traffico di soldi che c'è dietro questa cosa qua. Stiamo parlando di 20, 30, 40 miliardi di euro solo per l'Italia all'anno che non vengono nascosti sotto il materasso, non possono essere nascosti sotto il materasso. Ci sono dei flussi finanziari tracciabili sulle banche, probabilmente conniventi, o alcune banche conniventi con questa cosa qui, che sicuramente possono essere tracciati. E questi fa parte poi di un inquinamento, come si diceva, dell'economia reale, quella onesta, che poi creano delle condizioni anche di non competitività o assoluta sregolatezza del mercato, perché chi usa i soldi delle mafie non ha gli stessi costi degli imprenditori virtuosi, che invece usano i soldi che costano, appunto, no, per poter fare delle produzioni legali. Ma quindi quale può essere l'interesse di pro legalizzazione che sono molto forti? Sono uomini già ricchi, non hanno bisogno di ulteriori soldi, quindi un controllo politico, forse pure anche un nesso tra Big Pharma e narcomafie, come si diceva prima. E non credo neanche che sia un problema di arricchirsi ancora di più, perché ormai più di così, no, hanno ricchezze per le 5 generazioni a venire, no. Ma che sia un problema di potere, sia eminentemente un problema di potere che va studiato, analizzato, far capire ai giovani che possono essere strumentalizzati, manipolati, utilizzati per scopi di potere, nonché per dare appunto i soldi alle mafie e quindi far arricchire delle persone che fanno soffrire queste persone, perché anche i ragazzini che sono ingenui e normalmente portati verso il bene e la bontà e l'altruismo, normalmente, no? Se riflettessero un attimo, noi gli abbiamo fatto vedere anche con delle immagini, che quando tu dai quell'euro per comprarti quel pezzettino di fumo, quello va dato appunto a delle persone che fanno violenze inaudite, omicidi e il terrorismo. Probabilmente non lo darebbero quell'euro, come non hanno dato i soldi tanti ragazzi, no, che non andavano a comprare le scarpe, se vi ricordate, della Nike, perché era uscita l'informazione che le scarpe venivano fatte con il lavoro, sfruttando il lavoro dei bambini, e la Nike ha avuto un grosso deficit per questo, quindi poi deve aver rimediato probabilmente in questo modo, no. Ma allora la stessa cosa non la puoi fare anche nei confronti della droga?